Un successo sia organizzativo che di pubblico, quello fatto registrare dall'edizione 2013 delle Vele di San Ruffino, svolta proprio al Lago San Ruffino, situato tra Amandola e Monte San Martino, a cavallo tra le province di Fermo e Macerata. Diverse le autorità che non hanno voluto mancare alla due giorni di regate, tra cui il presidente della provincia di Fermo Fabrizio Cesetti e l'assessore Guglielmo Massucci, oltre all'onorevole Francesco Verducci. Un evento che si svolge sul Lago San Ruffino, terra di confine, oserei dire, tra le province di Fermo e Macerata. Presidente Cesetti, che cosa ne pensa di questo evento? Beh, è un evento importante, è il terzo anno e sempre di più attrae, oltre che appassionati, tante persone, tanti cittadini, anche tanti giovani ho visto oggi venendo qui a San Ruffino. Questo è un luogo incantevole, eccezionale della nostra provincia, a confine con la provincia di Macerata, che va preservato in tutta la sua straordinaria bellezza, perché questo credo che sia il futuro sul quale noi dobbiamo investire sempre di più, cioè preservare questi luoghi eccezionali dove la natura può essere vissuta appieno e dove veramente ci fa stare bene. A patrocinare l'evento anche la provincia di Fermo, con noi l'assessore Guglielmo Massucci. Intanto le chiedo subito cosa ne pensa di queste Vele di San Ruffino. Beh, io ho patrocinato anche la prima manifestazione. Devo essere sincero, ci credevo poco, perché sai, il lago è piccolo. Poi invece mi sono ricreduto. Lo abbiamo sdoganato, oggi questo lago sta diventando importante per questa specialità sportiva, velica, e io sono soddisfattissimo perché i risultati stanno arrivando per gli appassionati della vela, ma soprattutto stanno arrivando per questo territorio che in questi due giorni si mette in mostra. Stiamo in mezzo ad un paradiso, chi arriva lo scopre, e credo che sia un'ottima promozione per San Ruffino, per i comuni limitrofi e per la provincia di Fermo. E anche grazie alla collaborazione con CNA e Confartigianato ci sono prodotti del territorio. Sì, perché oltre a mettere in mostra, diciamo, il nostro panorama, che è una eccellenza, contestualmente e mostriamo anche i nostri prodotti, il nostro manifatturiero, la moda, l'enogastronomia. Beh, su questo siamo invincibili nel mondo e credo che sarà su questo dovremmo puntare per il futuro di questi territori. Presente le Vele di San Ruffino anche il senatore Francesco Verducci, è la prima volta per lei? Conosco benissimo San Ruffino, questo luogo, è la prima volta che partecipo alla manifestazione di cui ho sentito molto parlare. Questo è uno dei luoghi magici della nostra provincia, che ne ha tantissimi. È un luogo che noi non solo dobbiamo preservare, ma dobbiamo valorizzare per fare in modo che diventi uno degli snodi di un nostro modello. Noi abbiamo l'opportunità di integrare territorio, qualità della vita, turismo, agroalimentare. Abbiamo la bellezza del nostro paesaggio che ci invidiano in tutta Europa, tant'è che siamo una delle mete anche più ambite. Dobbiamo fare in modo che tutto questo venga conosciuto, venga valorizzato, fare di questo nostro territorio anche un marchio che all'estero sia riconoscibile e che conoscano. Questo è il nostro compito, perché il nostro territorio, se sa rilanciare queste sue energie e potenzialità, potrà vincere tutte le sfide che oggi abbiamo. A solcare il placido specchio d'acqua sono state sia imbarcazioni tipo Snipe con 11 equipaggi che FD con 9. Alla guida velisti di livello nazionale e internazionale.
In un panorama suggestivo, il lago è stato il fulcro di una manifestazione che ha visto anche la presenza di stand di aziende locali con prodotti dell'artigianato e dell'enogastronomia, organizzati in collaborazione con Camera di Commercio di Fermo, Confartigianato e CNA Fermo. Siamo con il vicepresidente della CNA provinciale di Fermo, Guido Gennaro. Vediamo intorno a noi diversi stand. Chi partecipa a queste vele di San Rufino e perché è importante per voi come CNA partecipare a questo evento? Beh, noi siamo stati sempre vicini e solidali a questa organizzazione perché riteniamo che è opportuno essere vicini come artigiani, come commercianti, come piccoli artigiani. Qui ne abbiamo diversi associati nelle nostre associazioni, dai cappelli, dalle borse, dalle calzature, alcune specie, quindi siamo assolutamente interessati a questa manifestazione, tra l'altro bellissima, eccezionale, perché ci riporta ancora nel nostro luogo, che è un luogo eccezionale, come diceva poco fa l'assessore Massucci,
noi abbiamo dei posti, dei luoghi, questi sono eccezionalmente belli, eccezionalmente. E quindi noi come associazione, e sento anche noi un'eccellenza, lo dico con grande stima, lo dico, l'eccellenza deve stare con le eccellenze. Il turismo sportivo in questo caso serve anche appunto a far conoscere non solo il territorio ma anche proprio le manifatture, proprio i prodotti del territorio. Certamente, perché qui diciamo così, la gente che sono qui venute hanno apprezzato, oltre che, ripeto, il luogo, anche le eccellenze che sono esposte, e sono tutte eccellenze del luogo che noi possiamo vantare. Le vele di San Ruffino conciliano sport e valorizzazione del territorio con passeggiate naturalistiche intorno al lago, escursioni a cavallo ed equitazione per bambini. Presente intorno al lago San Ruffino anche Dimensione Natura con il vicepresidente Giuseppe Millozzi, perché la vostra presenza qui oggi? Beh, noi nasciamo come realtà sociale già 30 anni fa, con lo scopo preciso di valorizzare l'area, renderla fruibile turisticamente. È stato possibile, grazie a tante collaborazioni, a tanto sforzo, anche tanto lavoro di volontari, creare un maneggio. Abbiamo allevato a fauna selvatica anche dei cervi per un certo numero di anni, che poi sono stati liberati. Ancora con Smerillo collaboriamo come centro di educazione ambientale. Pensate che è uno dei centri di educazione ambientale più longevi delle Marche, uno dei primi. Quindi capita ad esempio che la scolaresca venga, faccia prima Smerillo, l'aula didattica su in paese, il percorso del bosco, poi facciamo una bella pausa pranzo all'aperto con i bambini, li accompagniamo qui al lago, andiamo a vedere l'abbazia, punto importantissimo perché è il fulcro spirituale di tutta l'area, e poi una bella passeggiata didattica in ambiente naturale fino ad arrivare al ponte di Friano, al mulino. Quindi tutto attorno al lago si è creato un piccolo circolo virtuoso, un indotto, e cerchiamo poi non solo di limitarci a quest'area ma di allargare l'interesse. Ad esempio ci sono delle persone che vengono dal nord delle Marche o da fuori regione e ci chiedono dei percorsi di 2 o 3 giorni. A quel punto noi collaborando ad esempio con l'ente parco li portiamo a fare un percorso naturalistico sui Sibillini, oppure collaborando con la Casa Memoria di Sevigliano possiamo fare dei percorsi storici del Novecento. E poi chiaramente tutti i paesi, come voi sapete, hanno dei tesori d'arte che non aspettano altro che di essere scoperti. Diversi i comuni che patrocinano la manifestazione. Ai nostri microfoni i sindaci di Smerillo, Egidio Ricci, e Monte San Martino, Valeriano Ghezzi. Sindaco Egidio Ricci, sport e promozione del territorio. Sì, questa è una manifestazione che per adesso combina molti comuni, specialmente dell'area nostra, diciamo Monte San Martino, Smerillo, Penna San Giovanni, Amandola, quest'anno si è inserito anche Ortezzano. Speriamo che il prossimo anno riusciamo a coinvolgere anche i comuni di Montefortino e Montemonaco, così allarghiamo al di là delle province, se ci saranno oppure no, ma allarghiamo, qui abbiamo provincia di Macerata, di Fermo e il Piceno, l'Ascoli Piceno. Quindi, che fra l'altro potrebbe essere l'unica provincia che potrà venire fuori se rimangono le province, altrimenti. Quindi è una grande manifestazione quest'anno, credo che giova molto una giornata non eccezionale, ma comunque rimane senza pioggia. Quindi penso comunque un modo per vivere il territorio, poi soprattutto Smerillo nota per i suoi panorami, nota per le vedute. Sì, beh, Smerillo fa parte di questo discorso, diciamo. La bellezza di Smerillo non è Smerillo, ma quello che si vede da Smerillo, quindi riusciamo a vedere da tutto il mare, dal Conero fino alle coste abruzzesi, fino diciamo la parte invece verso ovest dove tramonta il sole, al di là di panorami che riusciamo a vedere nei Sibillini, però i monti sono i monti del Vettore, Sibilla, Priora e tutto, fino ad arrivare dalla parte sud al Catria, al parte nord diciamo al Catria.
So che a Smerillo state pensando ad un concorso di fotografia proprio indirizzato alla valorizzazione del territorio. Sì, è una cosa che volevamo fare a primavera, però abbiamo scelto di farlo in autunno. Quindi faremo un concorso fotografico per il sorgere del sole e il tramonto del sole. Diciamo, questo è un po' che rappresenta un po' nei discorsi che facciamo nel progetto delle parole della montagna, la vita dell'uomo, no? Quindi il sorgere e il tramonto. Quindi faremo un concorso specifico proprio sul sorgere del sole, che per noi sorge sul mare, e tramonta sui Sibillini. Quindi diciamo le più belle foto viste da Smerillo sul sorgere e il tramonto del sole. Che cosa ne pensa invece, strettamente parlando, della manifestazione? Non so se lei è un appassionato di vela. Beh, io il lago di San Ruffino lo vedo molto bene da Smerillo, anche dalla mia finestra dove abito, quindi cioè il lago ce l'ho quasi di fronte. Quindi, ma questa cosa veramente è stata eccezionale come punto di riferimento, perché utilizzare le risorse naturali che abbiamo, secondo me, è il progetto che dovremmo avere noi della zona montana. Quindi sia dal punto di vista gastronomico, sia dal punto di vista naturalistico, diciamo, come il lago, i monti. Quindi un altro anno penseremo a pensare anche con kayak, canoa e quant'altro sul lago. Quindi, perché vedo che poi il primo anno era un po' così, un po' sai come si inizia la prima volta. Invece adesso quest'anno vedo che c'è un grande afflusso di persone, quindi una bella cosa. Con il sindaco di Monte San Martino, Valeriano Ghezzi, che gioca in casa. Siamo in territorio di Monte San Martino. Che cosa ne pensa di questa manifestazione? Dunque, come sindaco responsabile del territorio e delle aree dove si svolge la manifestazione, c'è una grande responsabilità che viene ripartita ovviamente con tanti volontari, tanti amministratori che ci aiutano a sostenere questa manifestazione. È una manifestazione non di Monte San Martino, ma del territorio, quindi di tutti i comuni che sono intorno a questo bacino. È una manifestazione importante, oltre all'aspetto agonistico, sportivo, anche la promozione che si riesce a fare per il territorio. È un evento importante, ci teniamo, è calendarizzato, ogni anno speriamo di ripeterlo e di avere sempre un'ottima presenza come in questi anni passati. Quando parliamo di territorio non parliamo solo di panorami, non parliamo solo di natura, ma anche di produttori. Assolutamente, parliamo di produzioni locali, produzioni agricole, produzioni artigianali, ma parliamo anche di arte e cultura del territorio in senso profondo. E questi luoghi hanno delle peculiarità straordinarie, vale la pena di conoscerle, di apprezzarle, e stiamo raggiungendo dei risultati soddisfacenti. Siamo pronti a proseguire su questa strada perché penso che sia una delle strade che ci portino a dei risultati ottimi. Non manca molto all'estate, questo evento dimostra come d'estate non c'è solo la costa ma anche l'entroterra come destinazione. C'è un entroterra straordinario con le sue colline, con il suo verde, con il suo paesaggio che dovremo mantenere, sostenere e salvaguardare ad ogni costo. Ma veniamo alle classifiche. Quella Snipe vede al terzo posto Marco Rinaldi e Alberto Perdisa del Circolo Nautico Cervia.
al secondo Mauro Maurizi e Silvia Bartoletti del Planet Sail e al primo Gianfranco Filippini e Francesco Rossi del CUS Bologna. Al terzo posto nella classifica FD si piazzano Stefano e Carlo Carincola dei Ragni a Vela, mentre Carlo Iommi e Antonio Costantini della Lega Navale Porto San Giorgio sono secondi. Vittoria per Antonio Loretano e Federico Cellini del Bracciano Sailing Team. Ascoltiamo le voci dei protagonisti. Siamo con Carlo Iommi che oltre ad aver partecipato a questa regata è presidente della Lega di Porto San Giorgio. Le chiedo intanto com'è andata e quanto sforzo per questo secondo posto. Beh, diciamo che è stata una bellissima manifestazione. La cornice che c'è qui al Lago di San Rufino è veramente bella. La giornata ci ha onorati della nostra presenza perché ecco, è stata sia calda che abbastanza soleggiata. Il vento è un lago, bisogna prenderlo con me, certo non sono le regate che si fanno in mare è tutta un'altra cosa come per fare regate, però è stata veramente una bella esperienza. In questo lago particolare che viene, tra parentesi, riempito per pochissimi mesi dell'anno, perché è stato riempito 15 giorni fa, mi hanno detto. Bisogna sfruttarlo. Bisogna sfruttarlo quando c'è. Ecco, c'è una cornice meravigliosa. Noi ci siamo divertiti, il Feindochmann è una barca velocissima, quindi in dimensioni del lago un po' piccoline sono le dimensioni del lago, però è stato bello. Questa barca ha una caratteristica particolare. Perché è stata costruita a Porto San Giorgio. La classe Feindochmann, che è stata classe olimpica fino a qualche tempo fa, ha avuto un costruttore, dopo aver avuto Erasmo Silenzi, grosso costruttore che faceva le barche a Porto San Giorgio, maestro d'ascia, e le faceva tutto in fasciame, tutto in legno, erano degli stradivari del mare, ecco, e hanno partecipato anche alle Olimpiadi con l'attuale presidente della Federazione Italiana Vela. E dopodiché, con l'avvento del Kevlar e del carbonio, Mader, un costruttore tedesco, ha avuto il monopolio di questa classe. Il monopolio che fino ad oggi è quasi incontrastato. Adesso ci sono dei costruttori nazionali che si sono messi a fare queste barche. Uno è anche a Porto San Giorgio, questa qui è una barca che è stata costruita a Porto San Giorgio e anche il vincitore ha questa barca qui. Dimostra quindi di saperle fare bene. Ha fatto delle modifiche, delle innovazioni sul tema, diciamo. Ecco, perché come tutte le cose bisogna, come i giapponesi iniziarono con noi, bisogna saper copiare e migliorare. Siamo con il primo classificato nella categoria FD, Antonio Loretano. Raccontaci un po' questa gara. Beh, dunque, intanto per me è la prima volta che vengo qui. Vengo da Roma, dal lago di Bracciano, e quindi è stata una novità. Che cosa ne la pensi gara, quindi del lago e com'è andata? La manifestazione in toto è stata molto interessante, molto bella, con una grande partecipazione, con uno spirito goliardico che mi è piaciuto molto. Poi in più abbiamo anche fatto un risultato, per cui non posso essere più contento di così, diciamo. Senti, tu hai gareggiato immagino anche in altri laghi, la caratteristica di questo lago come lo trovi rispetto ad altri? La caratteristica è la grande variabilità di vento, sia di cambio di direzione sia di intensità, quindi è molto difficile regatare in questo posto, ci vuole anche un po' di fortuna perché ovviamente non c'è soltanto la bravura in questi casi, non lo posso nascondere insomma questo. Ma non è finita qui, perché le vele di San Rufino prevedono anche l'abbinamento tra comuni patrocinatori della manifestazione ed equipaggi. Questa speciale classifica ha visto al quarto posto la coppia di comuni Monte San Martino, Penna San Giovanni, al terzo San Rufino, Santa Vittoria e Matenano, al secondo Smerillo, Monte Falcone Appennino e dal primo Amandola e Ortezzano. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
100 euro.